Benvenuti nel nostro canale di notizie sul Napoli. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sul club, dalle notizie, gli acquisti alle interviste esclusive. Se sei un vero tifoso del Napoli, iscriviti subito e non perderti nessuna notizia. Lascia il tuo mi piace sui video per aiutarci ad espandere la nostra community di tifosi del club. Dopo aver vinto il campionato italiano in questa stagione, il Napoli dovrà risolvere un grosso problema per il 2023-24. Il tecnico Luciano Spalletti, che è stato nel bunker durante l'ottima stagione che ha portato al titolo, si prenderà un anno sabbatico e non sarà alla guida della squadra. A causa di ciò, il team ha iniziato la ricerca di sostituti. Secondo la stampa europea, Luis Enrique è diventato uno dei favoriti per il passaggio a Spalletti. Anche il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha già confermato i contatti. Senza dubbio Luis Enrique è il miglior allenatore, ne abbiamo parlato, ma posso dire che ha in mente i club della Premier League, ha esordito il presidente, confermando che l'allenatore è nel mirino delle squadre in Inghilterra, con Tottenham è il nome più probabile. Gli ho detto che lì non troverai lo stesso cibo o gli stessi posti, ma la Premier League è la competizione più attraente d'Europa, ha aggiunto il presidente del Napoli. L'allenatore preso di mira dal Napoli era nel mirino anche della squadra brasiliana. Ricordando che, oltre a Tottenham, Chelsea e Napoli, Luis Enrique è stato citato anche per rilevare la nazionale brasiliana. Tuttavia, ha dichiarato di non avere il profilo per accettare il lavoro. L'allenatore spagnolo è disoccupato dalla fine della Coppa del Mondo, dove ha guidato la Spagna fino ai quarti di finale. Il suo picco di carriera è stato al Barcellona tra il 2014 e il 2017, quando ha vinto diversi titoli con la squadra che aveva Neymar, Messi e Suarez. All'epoca vinse anche la Champions League. Con la difficoltà di ingaggiarlo, il Napoli dovrà aspettare e sperare che il tecnico non venga ingaggiato da qualche squadra in Inghilterra e cercare nuovi nomi per l'incarico, puntando a mantenere l'eredità vittoriosa di Spalletti.